quanto abbia fatto. A più tardi. Settima corsa, premio Tazio, una condizionata per soggetti di 5 e 6 anni sui 2100 metri, non corre Bardo di Poggio, restano in 6. Lungo i paletti Cesare Augusto di VS, poi Celebrità Par, Bradley Fox, Coco Jumbo ADV, Cleria Dark e Beverly Star. 100 metri alla chiusura delle ali. Non partecipa al lancio Coco Jumbo. Sbaglia Cesare Augusto. Bradley Fox controlla quelli all'esterno. Interviene però Beverly Star che supera tutti ed assume l'iniziativa su Clelia Dark e Bradley Fox. Chiudono Coco Jumbo ADV e Celebrità Par. Cesare Augusto si è eliminato. Così Beverly Star al comando. Addirittura 16 per i primi 200 metri. Sì, confermato dal tabellone di centropista. Con tutta la pazienza possibile ed immaginabile, con tranquillità, passa a condurre Clelia Dark, un quarto iniziale veramente irrisorio, in 33-2. Si va proprio da treno, sembra una passeggiata. Lo zio Salvio avrebbe detto una passeggiata per via Calacciolo, anche perché lui ci abitava. 50 i 600 iniziali. Una misura che non vedevamo da tempo in corsa, magari in lavoro. E 800 in 1.7. Clelia Dark, Beverly Star, Bradley Fox, Coco Jumbo ADV e Celebrità Par. Non ha più voglia di rimanere lungo i paletti Bradley Fox e va ad affiancare la leader, Clelia Dark, 22.6. Da start a start per il primo chilometro, 21.3 staccando a 2100 metri, 800 alla conclusione, ritmo che si mantiene ancora soporifero, c'è stata comunque un'accelerazione 15.3 in curva, Clelia Dark affiancata da Bradley Fox che adesso le mette anche pressione, 14.2 di ultima frazione, allungano apparigliati Clelia Dark e Bradley Fox, poi Beverly Star stenta a seguire il cambio repentino di marcia Coco Jumbo ADV, si arriva così al miglio con un 13.4 di fronte, 2.5.5 il passaggio, allunga Clelia Dark, perde qualche battuta Bradley Fox, al suo interno migliora Beverly Star, retta d'arrivo, curva volata in 13.7, fa passerella in retta d'arrivo, Clelia Dark col minimo sforzo va a vincere per distacco con chiusa siderale. Al secondo molto bene Beverly Star, al terzo Bradley Fox. 2.32.5, 27 secchi per il quarto conclusivo. 56 per gli 800 finali, media di 1.16.1 per la declassata Clelia Dark da Vivid Wise S ed Olga LP. Gennaro Casillo, Mario Massaro alla proprietà. Gennaro Casillo per il training, doppio in serata sia per Antonio Di Nardo che per Gennaro Casillo. E tutto da Agnano a più tardi per l'ottava.